chi vincerà questa sera il confronto tutto italiano. Raggiungerà le due formazioni battistrada in testa alla classifica e avrà grosse chance soprattutto per conquistare uno dei primi due posti, quelli che cioè consentono nei quarti di finale l'eventuale spareggio sul proprio terreno, e non sarebbe vantaggio da poco. Ray Carton recita lo striscione che dimostra ormai tutto l'affetto della folla pesarese per questo ragazzo che va ora ad entusiasmare tutti con questa entrata con la mano destra, sotto mano, grande canestro. Quando Carlton riesce a partire sul primo passo, nessun difensore lo può fermare, non bisogna farlo partire altrimenti lui va sempre a canestro. E ce lo ha fatto ammirare il regista Balani, ora con il replay ha subito fallo e dunque con il secondo fallo di Coldebella può tirare un aggiuntivo. Adesso bisognerà vedere se la Scavolini interpreterà bene l'attacco a questa difesa zona. La Virtus ha rallentato un attimo la foga della Scavolini, bisogna vedere se loro riusciranno a prendere dei buoni tiri. Un buon passaggio dentro per Magnifico, poi Wortmann realizza e subisce fallo. Canestro da tre punti addirittura, ed è un'azione dunque pesantissima questa sul fallo di Danilovic, perché Wortmann avrà addirittura un tiro libero aggiuntivo e dunque potrebbe dire... Ragazzi, due metri. Ecco, c'è qualche problema per i cambi, mentre ancora al replay c'è stata giustamente riproposta, che no, un 14 su 16 discreto e quasi quasi eccellente per la formazione pesarese nei liberi. Wellington per Coldebella, prova l'uno contro uno e va a sbagliare corto il suo tiro. Magnifico! Contropiede a 1000 all'ora e appoggia nel rettangolo piccolo senza problemi, più 12 per la Scavolini. E per Carrera sono tre falli, in attacco la Scavolini. Carlton Myers, guardate l'entrata, arresto e tiro, formidabile. Carlton Myers, è una delle sue specialità questa. Questa è la sua specialità. Quando Andjevic ancora segno nella cavalcata trionfale che portò Belgrado al titolo d'Europa. È un giocatore veramente... forte, con un carattere eccezionale. Ricordiamo poi che ha soltanto 22 anni. È soltanto da due, ma è un canestro importante quello di Gracis, perché ridà fiato e coraggio alla Scavolini. Quando mancano 2:40 si era riportata ad un solo punto la Knorr. Danilovic dall'angolo, il tiro da tre fallito, il rimbalzo prima toccato da Costa, poi il disimpegno difensivo è stato perfezionato da Gracis. Porta palla l'anima della squadra pesarese, Haywood Workman, Pete Myers nell'angolo a Gracis, palleggia Pete Myers, poi a Costa, molto lontano da canestro il centro pesarese. Pete Myers, pallone con la mano destra a Gracis, nell'angolo a Workman, il tiro da tre punti non va. Veloce il contropiede di Bologna, Moretti, tap in di Danilovic e siamo nuovamente a più uno soltanto per Pesaro. 2 minuti al termine, Bernardi a questo punto ancora 3-2 la difesa di Messina. La difesa che ha creato grandissimi problemi alla Scavolini, perché ha costretto Pesaro a ragionare, andare fuori dal suo ritmo di partita, non ha più potuto correre, non ha più potuto fare contropiede. E vorrei dire che sto mettendo un'impronta molto importante in questa partita a Danilovic, anche se ha sbagliato un tiro importante da tre punti. Ma... per non trovarsi in condizioni difficilissime nel gruppo A dell'Euroclub, soprattutto dopo la vittoria del Cibona contro il Badalona, Cibona che si è ulteriormente rilanciato. A questo punto rischierebbero i pesaresi addirittura l'ingresso nei playoff. Danilovic, su di lui c'è Workman, esce fuori Coldebella, prova l'uno contro uno, subisce fallo da Gracis, poi viene stoppato. Ed ora tutti in piedi, addirittura nel Palasport di Pesaro, 1-1 per Coldebella. Una palla che scotta nelle mani di questo giovane talento, realizza anche lui con grande freddezza. Queste sono situazioni e palle che scottano veramente, sono importanti e spiegano la misura dello spessore di questi giocatori. È uno dei 7 giocatori delle tre formazioni che partecipano per l'Italia all'Euroclub, che hanno partecipato da invitati al primo raduno azzurro di Ettore Messina, che conosce bene Coldebella, e Coldebella ripaga la fiducia. Ancora 3-2 la zona difensiva della formazione virtusina, un punto soltanto di vantaggio per la Scavolini in attacco.
Pitt Myers palleggia, Carlton Myers schiaccia a terra il pallone per Workman, poi ancora un pallone intercettato da Danilovic con le sue lunghe leve. Una piovra, 47 secondi, l'entrata un po' forzata, poi scarica Pitt Myers per Carlton Myers, il tiro impreciso, il rimbalzo toccato soltanto da Wellington, ancora 30 secondi per l'azione d'attacco di Pesaro, schiaccia a terra il pallone Pitt Myers, 33 secondi al termine, 22 per l'azione della Scavolini, finale al photo finish, 27 secondi ma soltanto 16 per l'azione della Scavolini, Pitt Myers. Scavolini avrà poi, Virtus avrà 9 secondi per l'ultima azione d'attacco. Fallo di Messina Calto, se realizza o meno la ricerca del tiro da 2 o da 3 punti da parte della Virtus. Primo tiro libero, a segno e può dunque tirare ancora. Più 2 e intanto si mette a riparo un minimo la Scavolini, ma deve stare attenta perché 2 punti con 18 secondi non vogliono dire assolutamente nulla. Carlton Myers, a segno. Ed è più 3 per la Scavolini, ora tutto da seguire questa azione, 18 secondi, 81 per la Clorin, in difesa la Scavolini, 81 i punti della Scavolini, 78 della Clorin attacco. Danilovic, il fallo di Workman. Workman è stato molto bravo. Rimessa in zona d'attacco per la stessa formazione, ma questo è un 1 più 1 soltanto, realizza il primo. Danilovic, un tiro ancora, 81-79, poi 7 secondi ancora da giocare. Credo che la Virtus cercherà immediatamente subito un fallo per fermare il cronometro e mandare l'unetta alla Scavolini. E allora vediamo, Danilovic a segno, 7 secondi, ora si riprenderà dal fondo. Vediamo su chi andranno a commettere fallo, vanno su Carlton Myers, ha un altro 1 più 1 fondamentale. 5 secondi, un punto di vantaggio per la sua squadra. A segno ancora una volta. E Bernardi che è il tecnico più giovane della Serie A, di fronte a un giovane come Carlton Myers che dimostra di essere ormai in campo come un veterano, certo si prova un'emozione particolare. Vediamo il secondo, a segno anche il secondo, più 3, 5 secondi, deve provare la conclusione dalla grande distanza, perde palla, è finita, ha vinto la Scavolini. Alberto Bucci esulta, alza le braccia al cielo, abbraccia Pitt Myers. E la Scavolini si aggiudica questo confronto.